Vorrei dare una suggestione su tre parole, viandante, prossimo, ritratto, poi leggere una poesia e infine mostrare una foto. Il viandante chi è? Il viaggio è sicuramente connaturato a chi va per via e fa saltar fuori subito la figura del viaggiatore. Ma il viaggiatore ha in vista solo la meta. Esagerando possiamo dire che quasi non si sposta il viaggiatore. Il viandante invece ha in vista la terra, la attraversa. Non conosce nessuna patria perché la terra è la sua patria. Questo atteggiamento e comportamento umano, l'etica, dà i suoi frutti migliori quando è collettiva. Voglio con questo dire che l'etica collettiva, cioè planetaria, ha la sua metaforica espressione proprio nella figura del viandante che entra da tutte le parti in relazione con il prossimo. Ed eccoci alla seconda parola, prossimo, molto intensa. Prossimo sono io che mi faccio prossimo vicino nello spazio, ma anche immediato nel suo valore di tempo, il più vicino al tempo passato, il più vicino al tempo futuro. Cosa sappiamo del nostro prossimo? Tutto quello che noi sappiamo è che un giorno, un mese, un anno, una volta passati, non tornano più indietro, né per noi né per lui. Non sappiamo molto altro. E neppure la prossimità alla persona che più amiamo ce ne può svelare il segreto. Ognuno se la deve cavare da solo. Questo sembra essere il limite oltre il quale non ha più senso ritenere di comprendere o di essere compresi, ed è proprio per questo motivo che il ritratto, tra tutte le arti umane, ancora più della musica, è la più ostinata nella ricerca della verità. Ma quella del ritratto è una filosofia zoppa. Procede a tentoni, senza stampelle, assomiglia al pensiero in agguato. Ciò che ogni volta tenta di fare il ritratto, in senso assoluto, poi magari non ci riesce, è la rappresentazione di quella porzione irriducibile di vita concreta che si sottrae alla legge generale, ad ogni forma di genericità, insomma, che vale solo per chi la vive e fa di ogni essere umano il primo e l'ultimo della specie, senza colleghi, senza fratelli, senza nessuno dietro cui ripararsi, fatta salva l'amicizia. E tra un momento vediamo anche il perché. Consacrarsi integralmente al ritratto a scapito di tutte le altre aspirazioni che possiamo avere assomiglia moltissimo ad una forma di conversione, come di qualcuno che ha trovato il modo di concentrare tutte le forze disperse del suo carattere, in un solo ed efficace modo di energie. Questo però è un grande peso da portare sulle spalle. Perché ci stritolerebbe. Per questa ragione la collettività ci viene in soccorso per generare dei significati che, pur essendo privi di un reale fondamento, permettono la sopravvivenza materiale e spirituale. Quindi è proprio l'amicizia ad intercettare e restituire quei lineamenti che rivelano delle verità, in cui noi scivoliamo continuamente, senza accorgercene, nella nostra unicità. È l'amicizia che intercetta tutto questo e quella del ritrattista è come se fosse una condizione antecedente a tutte le circostanze imponderabili che possono fare di qualcuno un pittore, un fotografo, un poeta, come o semplicemente una persona capace di cogliere il prossimo nel punto in cui, come se inciampasse in un ostacolo invisibile, si rivela per quello che è, una irripetibile combinazione di tanti fattori: paura, desiderio, istinto, memoria, attaccamento alla vita. Insomma, voglio dire che il ritrattista è fortemente compromesso con l'umano. Vorrei leggere una poesia tratta da questo libro di Franca Mancinelli, Lettere di Transito, edito da Amos Edizioni 2018 di Mestre. Transita
ci fa transitare essa stessa e la stessa transita in varie forme di esistenza. Funziona come un resoconto di viaggio questo libretto per attraversare dei territori psichici ma anche reali. A mio avviso il governo di questo libro è una riduzione all'essenziale, la riduzione all'essenziale, proprio come quando si prepara uno zaino o una valigia prima di partire. Ogni oggetto scelto è custodito per una ragione che ha a che fare con vari ordini di sopravvivenza. L'acqua del fiume è nera, non ti ci puoi specchiare. Vedi, è accaduto così. Ci siamo trovati nel mirino, piccoli passi nello stesso piccolo cerchio. L'intera città fluttuava. Se ci avesse sfiorato, porteremmo segni sul corpo, sottili e rossi lineamenti come dopo il passaggio di una medusa. Appostato sull'orlo di un tetto, il cecchino aspettava. Sapeva che ci saremmo incontrati in quel punto dove si incrocia lo spazio nel tempo, dove si apre la sua pupilla. Quando ha visto passarci di mano lo stesso bicchiere, ci ha sfilati dagli altri, brancolanti, ci ha guidati a ritrovare l'equilibrio, seguendo il fiume nero, così nero che avremmo potuto calpestarlo. Ogni cosa faceva restando invisibile, governandoci nel cerchio del mirino. Cercava per noi una parete, nascosta dai cespugli, grigia, dove finirci lasciandoci calzare le scarpe, accovacciati o goffamente retti sui piedi in una intercapedine della notte. Quante volte, premuti contro l'intonaco, sbattuti contro il pietrisco, per vedere cosa filtrava da noi. Una scossa ti ha attraversato senza creparti la fronte. L'hai detto in una lingua soltanto tua. L'intera città fluttuava è la città della guerra. In guerra l'uomo si trasforma in un essere spaventoso e oscuro, in questo caso c'è la figura del cecchino. Su quell'essere, Franca Mancinelli si interroga, ci interroga, questa poetessa sa che la guerra è dubbio, è un esercizio incessante di dilemmi, perché la guerra dovrebbe insegnarci ad ascoltare le ragioni dell'altro. Per esempio, c'è questo verso in cui dice: quando ha visto passarci di mano lo stesso bicchiere. Il passaggio di mani dello stesso bicchiere contiene probabilmente acqua, è un'azione necessaria e minima quotidiana, quella del bere, per la sopravvivenza. Ogni cosa faceva restando invisibile, sempre il cecchino, cercava per noi una parete dove finirci lasciandoci calzare le scarpe. Non aggiungo commento all'immagine, non aggiungo altri commenti all'immagine dolorosissima della popolazione della città assediata durante la guerra. Per analogia, l'assedio russo alla città di Mariupol, simbolo sinistro che ha aperto il conflitto in Ucraina, fa tornare alla mente il lungo assedio di un'altra città, Sarajevo, cominciata 30 anni fa. Era l'aprile del 1992, questi infausti anniversari, che segnò la guerra di Bosnia, interrotta poi nel febbraio del 1996. Da quella data, ripetutamente per tutto il 1996, ho attraversato diverse aree dei Balcani come operatore umanitario della Croce Rossa Italiana di Finale Emilia. Partivamo con 7-8 furgoncini Fiat 242, due persone ciascun furgoncino che erano carichi di generi alimentari di prima necessità. Attraversavamo l'Adriatico di notte, da Ancona a Spalato, per raggiungere poi molto rapidamente le città e i villaggi, ogni volta con destinazioni differenti: Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Srebrenica, Mostar, eccetera. Per tornare poi in Italia, passando per la Croazia e per la Slovenia, quando mi era possibile, scattavo foto in questa foto che sto per mostrare è in particolare scattata nei pressi di Sarajevo, nell'aprile del 1996.
Sembra banale dire che raffigura una donna, e le mani sono in quell'azione che stringe da un lato una ghirba d'acqua, una necessità per il futuro, dall'altra la mano riposa, poggiata sul corpo. Mi ha colpito molto ritrovare anche questo anello, un anello nuziale di una donna restata vedova. Che ci dice questo sguardo? Perché poi è quello che ci arriva in qualche modo. Questo sguardo, a suggerirci questa possibile ipotesi. C'è una poesia di Wisława Szymborska che nell'aprile del 2020, durante il periodo di confinamento in casa per il Covid, Simone Zafferani ha letto per il progetto Dalla Soglia, Tracce di un tempo non comune, nel quale furono coinvolti molte poetesse, molti poeti, scrittrici, lettori, a leggere un testo e dar voce e ristoro a quello spazio dei corpi della comunità che in quel momento non poteva entrare in contatto, non poteva uscire di casa. E la poesia che scelse Simone, di Wisława Szymborska, si intitola Scorcio di secolo, molti la conoscono, e quella apertura diverso doveva essere migliore degli altri il nostro XX secolo, non farà più in tempo a dimostrarlo. Perché è un anziano e mal ridotto Novecento, e come un anziano mal ridotto agli anni contati, il fiato corto, è acciaccato, insomma. E praticamente quelle speranze che erano alimentate dell'idea di un mondo più giusto e pacifico è andata in frantumi, e l'unica prospettiva a questa domanda che la poetessa lascia, nel testo, come vivere? E quindi l'indicazione sembra essere l'adempimento a questo eterno imperativo della razza umana, che indica dicendo da capo e allo stesso modo di sempre. Allora, cosa dicono questi occhi di questa donna? Da questa poesia sembra fuoriuscire un soffio che dice: non era quello che avevamo sognato. Cioè, gli occhi di questa donna possono dire: non era quello che avevamo sognato, ma incidentalmente sono gli occhi di questa donna a dirlo. In realtà, pensandoci bene, questo soffio che attraversa la storia in tutte le lingue, in tutti i dialetti del mondo, con lo stesso dolore, la stessa rabbia e la stessa rassegnazione, è come se tutti fossimo la stessa persona, con questo non era quello che avevamo sognato.